Salve ragazzi e benvenuti sul canale di Noisy Boy. Benvenuti in questo nuovo e importantissimo appuntamento settimanale. Oggi è una giornata indimenticabile. Sicuramente molti di voi avranno colto gli spoiler che ho mostrato nelle ultime settimane su Instagram. Guardate qua, ragazzi. Questa è polvere di zolfo. Sì, sono praticamente ai piedi dell'Etna. Più precisamente mi trovo a Lingua Glossa. È un piccolo borghettino a un'oretta da Catania. Ma veniamo al sodo. So molto bene perché avete cliccato questo video. E sì, sono curioso quanto voi. Da possessore di MT-09 2018, quindi l'ultima prima del restyling ufficiale quest'anno, sono stato costretto a venire qui in Sicilia per provare la nuova MT-09 2021. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un like, un commento e andiamo subito in sella a provarla. Eccoci qua ragazzi, questa è la cucciolina che proveremo. Oh, mi sento a casa. Sentiamo un po' la voce. Che emozione! Che bello raga, finalmente la proviamo. Let's go! Oh c***o! No! Davvero? Davvero iniziamo così? Un'altra moto! Non ci posso credere! Cambiata tutta, raga! Tutta! Che sound finalmente dall'airbox arriva! Subito! Decisamente anche più rigida! Ti prego tempo, regi Etna, non rompere le balle! Quello che vedete qua ai lati è la polvere dell'Etna. Come vedete le strade sono veramente messe malino! Ok, ok raga. Impostazione di guida più cattiva. Malvagia proprio. Però controllabile. Perché effettivamente sei più attaccato al serbatoio. Ti senti più coinvolto. Che lavoro hanno fatto raga. Questo era l'importante. La filosofia MT. Moto cattive, divertenti, che ti strappano il sorriso. Questa è la moto che volevo. Bravo Yamaha. È cambiata tutta, ma la filosofia è restata quella. Che strada che tra l'altro ci regala l'Etna. Faccio fatica a circolare con la ruota a terra. Si alza anche il terzo. Io mi scuso ragazzi se questo test ride non è come ve lo aspettavate, ma che emozione trovare una moto completamente cambiata. Effettivamente il look, non vi nascondo che anche per me non è facile abituare l'occhio subito a un restyling così importante per quanto riguarda il look, ma mamma, sono senza fiato raga. Una guida come molti di voi possessori di MT probabilmente cercavate. Mangia le curve questa 09 nessuna raga. In fattore di aggressività mi ricorda molto la mia, che però ha subito delle modifiche nel corso degli anni importanti. Questa già di serie nasce così. Sfido chiunque a non divertirsi con una moto del genere. Pazzesca. Hanno migliorato molto il coinvolgimento, sento, perché per la prima volta sento tanto dall'airbox il sound. Lo scarico che è stato progettato, che non ha un'uscita laterale effettiva, è tutto sotto il rider, proprio per esaltare il sound, è stato progettato in collaborazione con Yamaha Music per coinvolgere il cavaliere. E direi che hanno sicuramente fatto un ottimo lavoro. Io da amatore, da possessore di MT-09 2018, mi sta scendendo la lacrima perché sapete che per me la 09, quella che possiedo, è la moto storica del canale, quella che mi ha permesso tutto questo, e trovarmi l'esemplare successivo così bello da guidare, coinvolgente. Abbiamo un sacco di mappe motore, un sacco di elettronica in più rispetto alla mia versione. Altra novità in più è il cambio elettronico up and down, che vabbè io ormai sono abituato ad avere sulla mia, ma effettivamente non c'era prima. Praticamente questa qua è la versione della mia. Soltanto
Fiat 2021. Dato che adesso abbiamo iniziato anche un misto stretto, possiamo anche parlare delle sospensioni, che sto verificando sono migliorate, meno male. Le mie purtroppo avevano un bel difetto, lo sapete molto bene, 3 anni che ci convivo. Appena alzi il ritmo sono una cosa improponibile. Qui hanno fatto un buon lavoro, l'hanno rigidite. Non sono sicuramente a livello di un SP, anche perché se no non l'avrebbero fatta. È uno step in più, che ovviamente comporta un aumento anche del prezzo. Parentesi, se volete fare l'acquisto fate subito SP, già che ci siete. Sto testando adesso anche il cambio elettronico a bassa velocità. Molto più efficace decisamente, il mio sembra quello del paleolitico ormai. Come scoppietta anche con lo scarico originale. Che goduria di moto, potete capire? Non potete capire. Al di là dell'estetica che io non la giudico, anche perché sarebbe sciocchissimo dirvi che mi piace di più questa della mia, però è stupenda, è stupenda, raga. Adesso ti diverti in sicurezza. ABS cornering, 3 mappe motore, 4 livelli di traction control. Abbiamo anche l'antimpennata disinseribile, parentesi, è tuttora. In questo preciso istante sto usando la mappa custom con il livello dell'antimpennata 0, traction livello 1, imbardata livelli medi. Bello questo disco stretto, godiamocelo un po'. Aumento di cilindrata, più 4 cavalli, si sentono tutti, bellissimo. Ovviamente, come sempre, questo tipo di test ride io li faccio da amatore, non da professionista, non da pilota, non da giornalista. Io vi trasmetto le sensazioni come se foste voi, amatori normalissimi, biker di tutti i giorni che si fanno le scampagnate la domenica. Non so dove sono finito, non so perché sono qui. Salve, no, non è il Tenere questo, nel 09. Mi sa che ho sbagliato mezzo, non è un Tenere, ok. Ok, quindi la devo prendere per fare un progetto Nosy Style, raga. Anche lei? Finisco per diventare un accumulatore seriale. Effettivamente, la comprereste? Raga, che ne dite di un bel progetto con la nuova MT-09? Che palle, mi caso troppo, perché sono fatto così? Perché diciamocelo, raga, io non ve lo nascondo, sono partito da Milano che avevo il terrore di vedere questo faro. Poi pian piano ti accorgi che, ma che cacchio me ne frega del faro, cioè guarda! Guarda come si guida, a me cosa mi interessa del faro se è diverso o no da mia. L'importante è che strappa sorrisi a fine giornata. Ragazzi, tirate voi le somme, giudicate voi le clip. A me è piaciuta un sacco, veramente bella, bravi. Voilà! E anche questa splendida esperienza è conclusa. Ed è qui nei dintorni di Lingua Glossa, che sta iniziando anche a piovere. Ho portato, ragazzi, da Milano le nuvole, mi spiace. Un abbraccio ai amici che ci seguono dalla Sicilia. Vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un bel like, condividetelo se volete. Ringrazio un sacco anche Yamaha Italia per avermi invitato a questo press test. Per me era fondamentale capire e conoscere questa nuova moto. E wow, ragazzi, wow. Io non vi dico niente, scatenatevi pure nei commenti, ma ho tantissime domande e dubbi in testa, soprattutto legati al cosa fare adesso. Vendo la mia, prendo questa qui,
prendo questa qui lo stesso senza vendere la mia e la customizziamo. Cosa ci facciamo, ragazzi? Ditemi voi. Lo so, il design è una parte fondamentale, l'occhio vuole la sua parte, so che tanti di voi non è ancora andato giù. Abituiamoci, anche perché mi piacerebbe un sacco farci un bel progetto dietro. Io adesso probabilmente prenderò come souvenir un po' di cenere vulcanica. Da lingua glossa è tutto. Amici, ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video, un nuovo appuntamento. Bella raga,